a tutti, bentornati su Viaggio col Tubo e inizia così il video sullo Utah. E lo Utah, ragazzi, è famoso per i suoi archi di pietra. Ora, non ci troviamo all'Arches National Park, che sarà il primo parco nazionale che veniamo a vedere, ma comunque sotto un arco. Che cos'è? Non mi ricordo come si chiama. Wilson! Pensava a Wilson, la palla di Castaway. Okay. Wilson! Esatto, proprio lui. Va bene, quindi, visto questo, dirigiamoci all'Arches National Park. Sì, a vedere altri archi. Altri archi. Ed eccoci arrivati all'Arches National Park. Ma visto che fa molto caldo, ci concentriamo sulle camminate più corte e cortissime che ci sono e sui punti panoramici, partendo dal Balance Rock e poi andando al Double Arches. Ci sono tipo 40 gradi, forse un po' di 43 più? 43 segnava la macchina. Bene, lo accettiamo. Diciamo che è per questo motivo che abbiamo scelto di concentrarci, visto che sono le 2 del pomeriggio più o meno, nella parte sud del parco. Qui ci sono diverse camminate brevi, la prima delle quali porta al Double Arch, che è probabilmente uno dei più spettacolari, anche se non il più fotografato. No, non è il più fotografato. Comunque è molto bello e questo probabilmente non è il più fotografato perché è troppo grande, vi serve una lente grandangolare pazzesca. Sì. E siamo arrivati al Delicate Arch, più o meno. Ecco, è là in fondo, è un po' in fondino, è piccolino. Questo è l'arco più famoso del parco e ci sono 2 camminate per arrivarci. Una è questa, che è lunga 800 metri, ma per arrivare lì sotto la camminata è lunga 4,8 km andata e ritorno. Quindi con questo caldo evitiamo e torniamo stasera e proviamo a farla al tramonto. Ce la faremo? Scopriamolo insieme. Ed uccisi in fondo, stiamo per iniziare, anche se l'abbiamo già iniziata, la camminata che ci porterà direttamente al Delicate Arch. Sì, siamo stati in albergo, ci siamo fatti un tuffo in piscina e adesso che è il tramonto e quindi fa un pochino meno caldo, saliamo. Cercheremo di raggiungere quel posto per il tramonto e magari rimaniamo anche per le stelle. Ci vediamo su. La poesia e poi c'è la coda. Ebbene sì, bisogna mettersi in coda. Allora ragazzi, siamo arrivati in cima. La salita è stata abbastanza faticosa. Sì. Io e Martina siamo arrivati per ultimi, questo fa intendere che siamo un po' scamorze, ma non fa niente. Comunque ci siamo messi in questa posizione perché da qui si vede bene l'arco. Siamo pronti già per fare un bel timelapse alle stelle se escono. Io magari adesso lo faccio partire subito così vediamo cosa succede mentre la luce cambia, eccetera. E questa è l'inquadratura, aspettando che le nuvole vadano via. Questa è l'inquadratura. E l'inquadratura è questa perché tramite l'app Sun Surveyor so che la Via Lattea dovrebbe essere là dietro. Quindi speriamo bene e speriamo che le nuvole se ne vadano. Dite al pubblico cosa sta accadendo. Non si può fare. Per morire. No. Cosa sta succedendo? Praticamente volevamo venire a vedere le Potash Ponds, che sono delle pozze piscine di cacca.
piscine di cacca. No, sono delle pozze blu, bellissime. E il problema è che sono a un certo livello dal terreno, non raggiungibile, perché la strada è sterrata, sassi, salite, quindi le vediamo col drone. E qua la carrellata. Ragazzi, è Ferragosto, siamo nel deserto dello Utah e piove. Ma noi ci andremo a riparare in acqua calda bollente, siamo alle Mystic Hot Springs. E questo. Ci prenderemo la testa. Long summer night, with the tears I cannot hold inside. È vicino. Prego, prego. Diciamo che questo posto, allora, oggi è molto bello perché fa freddo e si sta al caldo. C'è questa formazione di calcare molto bella, ma diciamo che su Instagram rende molto meglio che nella vita vera. È così, Instagram è meglio della vita vera. Photoshoot in corso. E questa praticamente è la fonte di acqua bollente che arriva, scende e poi riempie piano piano tutte le vasche. Scendo da qui, stradina. Ebbene sì, ragazzi, sto entrando in una vasca piena di calcare. È fantastico! Io vorrei ricordare ai partecipanti dell'anno scorso che l'ultima cosa era stata un brindisi con la birra e la crema in faccia. Esatto. E adesso siamo qui. Con i funghi. Mi raccomando, fate finta che non faccia schifo. Mi raccomando. E tutti giù con la testa. Faccio una foto. Ragazzi, dopo l'esperienza mistica delle Mystic Hot Springs, sì, siamo al Bryce Canyon. Bryce Canyon, uno dei punti più famosi dello Utah dopo gli Arches. Eccoci qui in questa grande vallata sopra questo canyon. Questo si chiama l'anfiteatro ed è wow. Wow. Ma non ci fermiamo qui, facciamo anche due passi nei dintorni. Sì, c'è la Rim Trail che è molto lunga e collega tutti i punti panoramici, ma noi vogliamo provare a scendere un po' nel canyon. Allora, siamo arrivati fino in fondo, adesso stiamo risalendo piano piano. La salita è molto dura, ma ce la possiamo fare. Sì, meno male che siamo all'ombra. Facciamo così, ci vediamo direttamente in un altro parco nazionale, come per magia. E mentre piove di nuovo, lì ci sono i bufali. Stiamo andando allo Zion National Park e sono sulla strada. E piove. Ciao.
grazie allo Zion National Park praticamente ci siamo solo passati. Sì, sì, tutte le camminate qui dentro sono abbastanza lunghe, c'è il bus che porta in giro per il canyon, noi ci siamo fermati al visitor center e abbiamo fatto la archaeological trail. Sì, perché è l'unica che era possibile raggiungere dal parcheggio. Purtroppo siamo arrivati tardi per fare le altre perché in una giornata sola fare il Bryce Canyon e lo Zion è un po' tanto, però ci tenevamo comunque a passare. Sì, perché comunque è molto molto bello, il passaggio anche nella parte est spettacolare. Detto questo, chiudiamo il video e ci vediamo in Nevada. Ciao! Long